T-Quick winner, veloci e vincenti, un'altra storia di successo e a raccontarcela e oggi è oggi Eddie Conzato, carrozzeria Conzato di Pozzoleone, benvenuto. Eh, grazie, buongiorno a tutti. Eddie Conzato, ho 40 anni e dirigo con mio fratello da circa una decina d'anni la carrozzeria lasciata da papà e, e mamma, nata nel 71 e insomma è qualche anno che... Quindi un passaggio generazionale che c'è stato anche con successo perché i numeri che vi contraddistinguono sono davvero incoraggianti, più 6% nelle commesse, più 19% nel fatturato e nell'ultimo quadriennio e fra l'altro riuscendo anche a dimezzare i tempi di attesa per i clienti che credo abbiano molto apprezzato tutto questo. Sì, diciamo che nel 2006 io ho incontrato la filosofia Lean, la famosa Lean Production, e da quel punto lì mi sono un po' innamorato di questa filosofia. E ho avuto la fortuna che mio fratello mi ha seguito e dal 2010, grazie a dei consulenti bravissimi, la GC Partners, siamo proprio partiti con questa nuova diciamo, rivoluzione gestionale e lavorando proprio insieme siamo riusciti ad avere questi risultati perché siamo andati a concentrarci proprio sui sprechi e diversificando. I nostri servizi siamo riusciti proprio a avere questo incremento che è dato proprio dal fatto che avendo meno sprechi e recuperando risorse abbiamo potuto svilupparci. Così. E velocizzare anche, come dicevamo, le risposte sì, in il questo tempo, caso il 50% visto di riduzione nei tempi di attesa eh, che è tanto. Comunque. Il tempo, sì, il 50% è un percentuale, è un dato veramente eclatante. Però mh, dobbiamo pensare che veniamo da una realtà riparativa dove che magari il, il grosso era sempre focalizzato dal titolare da noi chiamiamo il boss, dove tutte le attività erano centrate, concentrate nel capobottega ed erano poco ripartite ai propri collaboratori. Solo ripartendo tutte le attività ai propri collaboratori, questi tempi si possono veramente dimezzare perché veramente eh, le attese anche solo per sapere cosa fare si dimezzano e proprio questa è la magia, rendere tutti partecipi del processo e non avere solo una persona che sa tutto, ma non riesce a Applicare la grande capacità che ha su tutte le cose, anche perché non ha il tempo e il materiale probabilmente di no, inseguire seguire tutto il tempo. <ride> dicono tutti che ci vorrebbero le giornate 48 ore, ma Vero, non è così: non è bisogna così. avere più collaboratori. Per tutti sono di 24 e quindi bisogna aggiustarsi eh, esatto. al meglio e voi come siete riusciti quindi a ridurre gli sprechi, ad avere un vantaggio nel fatturato e anche nei tempi di lavorazione? Ma è stato andare un po' contro tendenza che è stata veramente eh, l'approccio e la filosofia lì è proprio questo, andare un po' contro tendenza. Dalla Struttura verticale dove io vedo tutto, controllo tutto e comando tutti. A riuscire ad avere dei collaboratori dove tu devi delegare, ma la grossa difficoltà è distribuire informazioni. Noi siamo riusciti a entrare in questo cammino perché il miglioramento continuo è un traguardo che non ha né limiti né confini: perché si potrà molto nel tempo è stata proprio di cominciare a coinvolgere i nostri collaboratori, perché noi li chiamiamo collaboratori, e cominciare con una riunione per esempio la mattina a distribuire quello che è l'informazione e quelli che sono gli obiettivi di giornata. Diciamo che un gruppo può vincere, una persona solo può lottare tutto il giorno e avere incagli continui. Se siamo in tanti con un obiettivo unico è più facile raggiungere l'obiettivo prefisso. Questo, sì. questo lo stiamo misurando proprio sul campo. E quindi proprio questa riunione di inizio mattina per voi è diventato un momento strategico della giornata? Ma è diventato un momento strategico perché all'inizio io e mio fratello ci dicevamo ok, coinvolgiamo tutti, ma cosa dovremmo dire? Sembrava quasi impossibile sì. che ci fossero tanti argomenti. Da allora invece abbiamo scoperto un mondo, abbiamo scoperto che eh, condividere e migliorare è, è una cosa infinita. Non ha, non ha un confine, non ha termine, perché veramente ogni giorno si può fare qualcosa di più, ma soprattutto ogni giorno vede che i ragazzi se sono coinvolti ti danno di più. È un meccanismo. E come li avete coinvolti, per esempio, i dipendenti. Ma il coinvolgimento non è stato quello di dare la solita, non so, pacca sulla spalla oppure dire: ragazzi, siamo su una famiglia, fate come fosse a casa vostra. È riuscire a renderli partecipi dei problemi perché molto, molto spesso eh, dichiarare i problemi, dichiarare quali sono le difficoltà, mm, far capire che cosa vuole il cliente, non è una cosa così scontata, e riuscire a distribuire anche un po' i problemi, e fermarsi la mattina e dire il giorno prima sono successe queste cose, le risolviamo, è una cosa facile da dirsi, ma è una cosa difficilissima da farsi. La cosa più difficoltosa che abbiamo trovato è e avere la costanza di farlo ogni mattina. Facendolo ogni mattina, se nel primo periodo è stata quasi una guerra contro i mulini a vento, come Don Chisciotte, subito dopo spezzata quella massa critica che è difficile, perché subito non è, non è che coinvolgi le persone solo perché e da oggi dici: ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca. Le coinvolgi quando vedi che tu hai una costanza e hai una cadenza, cioè. Diventa una cosa di ogni giorno quotidiana. Quindi responsabilità del singolo, ma anche gioco di squadra. Gioco di squadra per migliorare i tempi di attraversamento, cioè bisogna darsi questo obiettivo dove il problema di consegnare un veicolo, un servizio, un prodotto non è concentrato sulla linea di produzione, ma bisogna aspettare, che pensare che c'è un cliente che fuori sta aspettando. Che è urgenza di avere la macchina, soprattutto che di questo è un bene fondamentale. Nel insomma. caso nostro, penso che il problema di avere la macchina o no diventa un problema veramente importante. Ma tante volte, quando tu sei assorto dai problemi tuoi di produzione, ti dimentichi che c'è una persona che fuori ha dei disagi quindi per questo dicevamo all'inizio di mezzare i tempi di attesa per il cliente esatto. credo sia un'agevolazione che influisce molto poi anche che si ritorce, si riflette sul discorso commesse perché un cliente soddisfatto in breve tempo torna e spazia sì. la voce diciamo che proprio anche al giorno d'oggi per tutta la vita frenetica che abbiamo proprio attorno a noi eh, riuscire a essere puntuali nella consegna eh, diventa veramente un fattore critico di successo il cliente dopo già un disagio Averne un altro perché tu non riesci a consegnare la macchina in puntualità, ne crei un altro e sicuramente diventa anche eh, la, um, come si può dire, un momento di contenzioso col cliente. Magari tu hai lavorato bene, però ritardi, dunque anche se hai fatto un buon lavoro. Non è detto che il cliente dopo resti contento perché hai creato un altro disagio. Bisogna abbinare appunto le due esigenze: qualità, poi... eh, qualità e prodotto non più sufficienti, qualità e prodotto nei tempi richiesti, ma soprattutto in conformità delle richieste del cliente. Sicuramente. E poi la regola delle 5S: di cosa si tratta? Ma le 5S sembrerebbe quasi una... <ride> un gioco strano giapponese ma. È in una mentalità giapponese, una cultura ingiallese. nasce proprio dal esatto. metodo della, tramandato Lean production sperimentato in Toyota, dove il luogo di lavoro diventa quasi un luogo sacro, sacro perché deve essere pulito, efficiente, e deve essere mantenuto, deve essere standardizzato, deve diventare un luogo dove il, la persona cresce, ma cresce proprio per mentalità trova la cosa giusta, il posto giusto e naturalmente mantiene questo stato e va a migliorarlo. 5S vuol dire proprio cambiare atteggiamento, cambiare mentalità e soprattutto, una cosa impossibile, riuscire a creare quell'ordine che può essere anche leggibile da un'altra persona. Quindi ordine, pulizia, un ambiente piacevole che comunque sono tutti... Tutte cose che influiscono sulla resa? Sì, resa perché va a inibire quelle, diciamo, piccole insoddisfazioni personali che possono essere dall'utensile perso, dall'incapacità di trovare una cosa, da una propria attrezzatura sottratta per necessità magari, ma che dopo non viene riportata e questo crea anche una certa infiducia tra le persone. Cioè, non riesci più a essere collaborativo con le altre, perché sai che la tua cosa non deve essere toccata perché se va persa. No, deve, dovrebbe essere il contrario. Esatto. Voi avete ridotto gli sprechi di quanto? qua, eh, qua apriamo un ventaglio spaventoso perché gli sprechi eh, sono sempre soggetti alle risorse, sicché sì le risorse possono essere tempo, possono essere persone, possono essere materiali, possono essere nel nostro caso la verniciatura stessa. Può essere l'utilizzo di un prodotto non conforme, può essere anche proprio il sfrido oppure proprio il rifiuto. Attraverso l'ottimizzazione eh, del lavoro di squadra si riesce proprio ad andare a impattare meno sui rifiuti, a consumare meno risorse. Noi, per esempio, abbiamo concentrato le verniciature di tutte le aree in un punto nevralgico e in questa maniera abbiamo ridotto, eh, dimezzando. Le attrezzature abbiamo ridotto proprio anche i consumi. E anche l'impatto ambientale. Sì, migliorando i, i processi e ci sono meno emissioni perché abbiamo anche usato della nuova tecnologia GPL. Sì, che è logico che abbandonando gli idrocarburi abbiamo potuto fare questo salto. E mi piace chiudere con l'espressione che lei ha utilizzato: l'azienda è come una barca, ne parlava anche prima. Perché questo paragone? Ma diciamo che si può remare, però se remo. E vedo che remano tutti e remiamo verso qualcosa che è visibile, remo più volentieri. E credo che la carrozzeria con Sato stia remando molto bene, quindi ringraziamo Eddie che è stato con noi in questa puntata, che ci ha raccontato la sua avventura e a tutti voi grazie per averci seguito. A presto. Grazie a tutti. Arrivederci. <ride>